Il Krusty Krab chiude. Benvenuti a una magnifica giornata insieme al Krusty Krab. Ma aspettate, cosa sta succedendo? Vediamo. 15, 16, 17. Chi è? Ah, vabbè, sta nella porta, sembra aperto. Che cazzo è? SpongeBob! Che succede? L'ufficiale sanitario! L'ufficiale sanitario. Squiddy! L'ufficiale sanitario! Ma che cazzo me ne frega a me? Vatti a lavare l'urucul, capuzz! Ma se sono ben profumato. Non mi senti? È un profumo che va di moda Ma che oggi. va di moda? Vatti a lavare su culo prima che quello svene! Ora a me. Tu! Cambiati le Mutande. Ma se sono ben profumate. mutande! È sporco di olio! Muz, dai! Prima che ci fa quelle, un singolo dettaglio ci fa chiudere per sempre. Eccoci, siamo tornati. Sorrisi! Sorrisi a 32 denti! Metti l'apparecchio, SpongeBob. Silenzio! Salve! Cosa desidera? Portatemi tutti i piatti del menù, compreso le bibite. Ok. Dai, prepara, SpongeBob! Sì. Intanto si accomodi, signore. SpongeBob. Psst. Che c'è? Quando ci metti? Subito. Per la moglie! Eccolo qua. Vediamo, proviamo prima questo. Tutte buone. C'è un capello sul Krabby Patty. Cosa hai messo sopra? Non l'ho fatta apposta. Il locale è chiuso! No! SpongeBob! No, non l'ho fatta apposta! Esci subito, prima che venga all'angolo, la mazza t'accide. Esci fuori! Eppure tu, Squiddy! Che ho fatto? Dai, tutti fuori, il locale è chiuso! Io ti detesto, spugna di merda! Ma io non avevo un capello sopra! Te lo giuro, Mr. Krab! Non mi interessa! Fangule! Non posso fare niente. Ma io non avevo i capelli. Devo chiedere a Patrick, facciamo un'indagine! Ho trovato una ciccigomma che ha masticato! Patrick. Un po'. Ma che stai mangiando? Una gomma per terra. Ma Dimmi tutto. è chiuso il Krusty Krab. Perché? Perché c'era un capello nel Krabby Il capellone. Fammi dare un'occhiata. Ma tu, SpongeBob, non porti i capelli, giusto? Patty. E nemmeno Mr. Krabby Squid. Siete tutti pelati. Senti. Aspetta. Tu quando sei andato a trovare Sandy? Qualche giorno fa. Fammi dare un'occhiata. Chiediamola. Ciao Sandy! Ciao ragazzi. Come va? Bene. Hai lasciato qualcosa a SpongeBob? Ci ho lasciato. Ah sì, ci avevo lasciato per un esperimento! Per un esperimento su che cosa? Se la spugna assorbono i peli! È vero! Non ho fatto Aspetta, fa. la doccia! Questi sono i capelli. Ma questi sono? Questi sono cerripedi. Allora non è lei. Non è lei. No, è qualcun altro. Ma quindi non sono tuoi, Sandy? Allora dobbiamo trovare qualcuno. Sandy! Lo so io. Ciao Bob! Questi sono tuoi! Che cosa vuoi? Volevo domandare se questi sono i pezzi di peli tuoi? I peli. Ma detto. Ah! Oh, io! Ah!
sbagliato. Lecca il mobile. Lecca. Mi ha fatto leccare il vomito. Vieni, un secchiata d'acqua. C'ho tutta la lingua schifosa. Che diavola? Ah, tu! Che vuoi, ciccione di merda? Volevo domandare di chi è questo. Questa specie di pelo che gli è caduto sopra i capelli. Ah, no, 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 non i capelli, scusa. Ma sui crappi patti. A me? Li chiedi da me? E minchia li porti i capelli? Vediamo, chi porta i capelli? Oh, ciao, Homer! Ciao! Questi sono tuoi? Tingo due pili in goccia, come fai a non essermi? Non sono tuoi? No, io porto i capelli neri, non marroni. Ah, a chi possiamo domandare? La signora Puff? No! Oh... Lady d'Aragosta! No, Lady no. Oppure il... A chi possiamo chiedere? Ehi, voi due! Come va? Male. È caduto un pelo sopra i crappi patti. Mica il vostro? No. Non sono! Andiamo, va! Patrick, tutto a posto? Finlandia! Come Finlandia? Finlandia! E che facciamo? Aspetta! Ma se i capelli erano marroni? L'ufficiale sanitario aveva i capelli marroni! Ma perdeva i capelli! Potrebbe essere l'ufficiale sanitario! Andiamo da lui! Questo tizio! Sì! È proprio lui! Ah! Ah! Che cazzo! Ciccione! Oh! Fermo! L'ho legato! Allora... Parla! Che dinga di? Del crappy patty che hai mangiato, di SpongeBob. Allora? Sono tuoi questi? No! Sta mentendo, guarda. Aspetta! Facciamo il test del DNA. Sì, buona idea. Risultano suoi! Hai sentito? Tu hai fatto rovinare il ristorante! Non è vero! Guarda il test di DNA. Di chi sono i capelli? Sono suoi. Acchiappolo. Torna indietro. Via. Ehi, vieni qui. No. Scheletro. No. Che cosa hai fatto al ristorante? Già, che cosa hai fatto al ristorante? Ah, va bene. Volevo chiedervi scusa. Scusa a che cosa? Devi scusare a SpongeBob, che hai rovinato i crappy patty. Ah, perdo i capelli. Da proprio stamattina ho notato che perdo i capelli e la barba. Perdi i capelli? Ah, e ora cosa dirò a mia moglie? Dopo mi tocca mettere la parrucca. Hai chiuso il Krusty Krab. Riapri subito il locale. Subito! Non si può. Come non si può? Tu hai rovinato il ristorante. No, non è vero. Come non è vero? SpongeBob, rasiamo tutti i capelli. Sì, no, mi tagliate i capelli. No, tagliamo pure la barba. 5 minuti di capelli tagliati dopo. Ah. Che cosa mi avete fatto? Mi avete tagliato i capelli e la barba? Ora fai schifo. Non faccio schifo, sono bello. Tocca i capelli.
Guarda lo specchio. Mi sento ridicolo. Sei ridicolo. Guarda, hai fatto spiangere pure SpongeBob. E adesso? E adesso? Riapri il ristorante e ti riempi i pugni. Va bene, il Krusty Krab è aperto. Sì! Ok, ce ne andiamo, ciao! Ne andiamo a casa. Signor Krab! Signor Krab! Ah, lasciami perdere. Cosa ci fai? Abbiamo risolto il caso! Il capello era dell'ufficiale sanitario. Ah! Quindi erano i suoi capelli. Sì! Gli c'è caduto sopra il Krabby Patty. Quindi erano i suoi capelli. E li perdeva dappertutto. Squiddy, sei riassunto. Di nuovo. Sì. Fino a mo ho trovato un bel lavoro nella pizzeria. Mi tocca tornare al lavoro. Sì, perché sei un coglione. Ah, che peccato. Vabbè, io me ne vado a dormire. Ma che va a dormire? Da venire in lavoro a 24 ore su 24. Cambia l'orario, facciamo dalle 9 fino a mezzogiorno. Poi dalle 16 fino alle 20. No. Si può fare così? No, devi lavorare dalle fino alle 3 di notte e poi alle 5 di mattina dovete tornare. Quindi avete solo 2 ore. Ma tutto bene, Squiddy? Sveglia! 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 Sono sveglio! Che scherzo! Yeah. Coglione! E ecco il tuo cappello! Ed è per te! E per me? No. Tu vattene! Oh! Allora è ritornata tutta la normalità! Uè! Smetti di piangere, se no ti tiro in un pugno, ti schiatto! Allora chiama il proprietario della pizzeria e di che sono licenziato! Va bene! Come si chiama il suo figlio puttano? Si chiama Antonio. Rindri! Antonio! Pezzo in me! L'eternità di Squiddy, ciao! Ok, non lavorare! Nonno! Nonno! Fannulo! A prossima puntata!